All'aeroporto di Capodichino da oggi è attivo lo sportello anagrafe del Comune di Napoli per chi si accorge solo all'ultimo momento di non avere un documento valido per il viaggio. Un servizio che consente il rilascio immediato delle carte d'identità, creato nell'area partenze, nel salone al piano terra, accanto al check-in numero 55, nelle immediate vicinanze della Polizia di Stato e dell'erogatrice automatica di fotografie. Non sarà più necessario quindi tornare alla municipalità con tempi che farebbero perdere il volo, ma si potrà risolvere il problema in tempi brevissimi restando all'interno dell'aeroporto. Lo sportello potrà rilasciare carte d'identità anche per tutti i comuni d'Italia, purché naturalmente il documento sia in corso di validità e previa verifica telematica. Un servizio all'avanguardia che viene offerto nei locali concessi dalla GESAC in comodato d'uso gratuito. È la prima grande città d'Italia, perché abbiamo tre città che lo fanno, tre località, Malpensa, Orio al Serio e Fiumicino. È la prima grande città, una collaborazione devo dire efficacissima tra il Comune di Napoli, inteso come Palazzo San Giacomo e come municipalità, la GESAC, ed è un servizio utilissimo, perché all'ultimo momento chi sta per partire si accorge che ha smarrito la carta d'identità, l'ha dimenticata, e per chi è residente a Napoli il rilascio immediato. Un poco ovviamente ci vuole qualche tempo in più per chi non ha la residenza chiaramente nella città di Napoli. Poi è importante perché si unisce al dato che Napoli è stata scelta come città pilota per le nuove carte d'identità elettroniche, quindi l'ufficio anagrafe del Comune di Napoli è all'avanguardia in tutta Italia e siamo contenti perché è un servizio veramente utile per tutti i cittadini e soprattutto per i napoletani.